In questo numero di Qui Europa, dalla Commissione Europea via libera al Recovery Plan italiano. Migranti, per il Consiglio Europeo bisogna rafforzare la cooperazione. LGBT, von der Leyen, una vergogna la legge ungherese. Banca Centrale Europea, migliorano le prospettive di crescita dell'Eurozona. Arriva via libera della Commissione europea al piano di ripresa e resilienza dell'Italia, che prevede l'erogazione da parte dell'UE di 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e di 122,6 miliardi di euro in prestiti. La valutazione positiva è stata consegnata dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, al Premier italiano Mario Draghi in una cerimonia che si è svolta a Cinecittà. La prima tranche di finanziamenti, che ammonta a circa 25 miliardi, potrà essere erogata nell'arco di un mese, se il Consiglio UE darà il via libera. È una giornata di orgoglio per il nostro Paese. Abbiamo messo insieme un piano di riforme ambizioso, un piano di investimenti che punta a rendere il nostro Paese, l'Italia, un Paese più giusto, più competitivo e più sostenibile nella sua crescita. Von der Leyen ha assicurato all'Italia il pieno appoggio nel portare avanti le riforme previste dal piano. Avete l'appoggio totale della Commissione europea. Questo scaturisce da un'eccellente cooperazione tra di noi e ti ringrazio per questo, Mario, tra le nostre squadre, e anche scaturisce da una dettagliata valutazione da parte della Commissione europea. Intensificare la cooperazione con i paesi di partenza e di transito con un approccio pragmatico e flessibile è la linea decisa dal Consiglio europeo sul fronte delle migrazioni. Nelle conclusioni del vertice il Consiglio invita la Commissione e l'Alto rappresentante per la politica estera, in stretta collaborazione con gli Stati membri, a rafforzare misure di cooperazione e sostegno ai paesi di origine e transito dei flussi migratori nell'autunno 2021, indicando obiettivi chiari e tempi certi. Inoltre il Consiglio europeo condanna e respinge ogni tentativo di paesi terzi di strumentalizzare i migranti per scopi politici, un riferimento a quanto avvenuto nelle ultime settimane in Marocco e Bielorussia. Soddisfatto il Premier Mario Draghi, che dopo il Consiglio UE ha definito ancora prematuro un eventuale accordo sui ricollocamenti. Diventa un caso in Europa la nuova legge ungherese che vieta la propaganda LGBT. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, l'ha definita una vergogna perché discrimina le persone sulla base del loro orientamento sessuale e va contro i valori fondamentali dell'UE. Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha scritto a von der Leyen proprio chiedendo alla Commissione di adempiere agli obblighi previsti dai trattati dell'Unione europea per garantire il rispetto dello Stato di diritto. Inoltre, anche se non citano direttamente l'Ungheria, il Premier italiano Mario Draghi e altri 15 leader europei hanno scritto ai vertici dell'UE. L'odio, l'intolleranza e la discriminazione non hanno posto nella nostra Unione, spiegano i 16 capi di governo. Ecco perché sosteniamo la diversità e l'uguaglianza LGBT, in modo che le nostre generazioni future possano crescere in un'Europa di uguaglianza e rispetto. Migliorano le prospettive dell'economia dell'Eurozona, con un'accelerazione già nel trimestre in corso. A illustrare un quadro positivo è stata Christine Lagarde, presidente della BCE, in un'audizione al Comitato per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. Le campagne di vaccinazione vanno avanti e la fiducia inizia a crescere, ha sottolineato Lagarde. La BCE prevede un'ulteriore crescita nella seconda metà del 2021, sostenuta da un solido rimbalzo delle spese per consumi e da solidi investimenti delle imprese. Dall'Eurotower, cautela sull'inflazione, che è aumentata negli ultimi mesi e dovrebbe crescere ulteriormente in autunno. Per Lagarde si tratta di fattori temporanei, per i quali sarebbe ancora prematura una stretta monetaria. In questo contesto, le politiche di sostegno alla crescita da parte della BCE continueranno fino a quando la ripresa non sarà ben avviata.